all'interno di un'area protetta, una ZSC, ovvero una zona speciale di conservazione, che si chiama Monte Fasce, ed è un'area che è caratterizzata prevalentemente da ampie superfici di prateria, una prateria particolare che ha un codice, un habitat particolare che ha un codice che è il 6210, ed è sono formazioni seminaturali caratterizzate quindi da alcune specie di graminacee e che ospitano spesso anche delle popolazioni talvolta importanti di orchidee, come in questo caso. E in questa zona possiamo vedere come la prateria sia caratterizzata da alcune discontinuità, perché come vedete ci sono degli arbusti, in questo caso delle eriche arborea, che tende dal basso a colonizzare e salire verso l'alto, dove invece proprio in alto si trovano dei prati più continui, con una superficie più continua. E questo è un problema perché una volta questi prati venivano gestiti attivamente, venivano tagliati gli arbusti per favorire il pascolo, mentre adesso c'è sempre meno pascolo, quindi c'è meno gestione del territorio e quindi questi pascoli tendono un pochino a chiudersi appunto per l'entrata di questi arbusti. Ma questa orchidea è una Serapias ed è un'orchidea particolare perché ha il labello conformato in una maniera tale da consentire agli insetti di inserirsi all'interno, per esempio quando c'è cattivo tempo, comunque di ripararsi all'interno del fiore, quindi offre una sorta di rifugio, di riparo agli insetti, ed è una delle strategie che adottano alcune specie di orchidee per far sì di essere impollinate, cioè per essere visitate e impollinate. Altre specie, per esempio, imitano la presenza di nettare all'interno del fiore con delle macchie, per esempio. E quindi sono tutte strategie diverse che vengono adottate per farsi visitare dagli insetti e favorire l'impollinazione. Questa è la nostra orchidea bandiera del progetto LIFE, e praticamente è quella più rara, è la Orchis patens, ed è rimasta soltanto nella zona di Portofino e in alcune località molto ristrette del Genovesato. Quindi questa è la specie che più di tutte stiamo cercando di proteggere, anche perché tende facilmente a ibridarsi e quindi forma degli ibridi con altre orchidee e quindi si perde insomma la specie originale. Quindi il nostro compito è di cercare queste orchidee e di raccogliere il polline da specie prelevate per esempio qui sul Monte Fasce, portarle a Portofino e impollinare la stessa specie col polline che abbiamo prelevato qui. In questo modo in pratica noi aumentiamo la variabilità genetica della stessa specie, aumentando il suo successo, diciamo, riproduttivo, e nello stesso tempo evitiamo, facendo in questo tipo di impollinazione incrociata manuale, che la pianta venga impollinata da insetti con polline di specie affini e formi degli ibridi e quindi si perda in questo modo la specie bandiera che invece stiamo cercando di proteggere. Questa specie si chiama Orchis provincialis, è una specie a distribuzione molto ampia che forma facilmente ibridi con la nostra specie bandiera che si chiama Orchis patens, e l'ibrido che si forma dall'incontro delle due si chiama Orchis perfallax. Qui davanti potete vedere l'ibrido di Orchis mascula per Orchis provincialis che si chiama Orchis perpensigiana. Ormai è un po' sfiorito, però si può ancora riconoscere dalle maculature sulle foglie che distinguono questa specie dalla Orchis mascula italiana che non ha maculature sulle foglie. Bene, qui abbiamo un'altra specie protetta nel progetto Life Orchids, che è un progetto della, diciamo,
cofinanziato dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, per la protezione di queste orchidee terrestri tipiche di prati aridi e semiaridi che sono appunto minacciate dall'azione antropica, dai cinghiali, dal cambiamento climatico, eccetera. Questa si chiama Ophrys bertoloni ed è molto particolare perché, come vedete, ha un labello molto elaborato, con una forma di sella, molto peloso, con una pelosità scura e una macchia che sembra uno specchio. Infatti il nome comune di questa orchidea è anche fior di specchio. E nel genovesato, siccome vedete che questa colonna che si alza, che è quella che contiene il polline, è incurvata verso il basso, in genovese si chiamava Ugelincus specia, cioè uccellino che si specchia in questa specie di piccolo specchietto. Quindi è un'orchidea molto cara alla tradizione, diciamo, da noi nell'area di Genova, ed è porta il nome, l'epiteto specifico Bertoloni, di un grande botanico che a inizio 800 la descrisse per primo, e quindi in suo onore ancora oggi è chiamata Ophrys bertoloni. Un'altra cosa molto interessante da far notare su questa orchidea è che questo labello, con questa forma particolare a sella, peloso e con lo specchio, simula il corpo di un imenottero femmina. Quindi quando è la stagione della riproduzione dell'imenottero, il maschio di questa specie di imenotteri, il maschio si appoggia sul labello pensando di accoppiarsi con la sua femmina, e in questo modo fa da vettore per il trasporto del polline che gli viene rilasciato praticamente sul capo o sul dorso dall'orchidea stessa. E quindi in questo modo l'orchidea inganna, diciamo, l'insetto, attraendolo con questo stimolo visivo che gli ricorda la femmina della sua stessa specie, e non solo, ma anche emettendo delle sostanze volatili che sono praticamente identiche ai feromoni di questa specie. Quindi l'insetto viene tratto in inganno, si accoppia, è una specie di pseudo copulazione con il fiore, e in questo modo però l'orchidea si garantisce, diciamo, il successo riproduttivo. Allora, questa è una pianta di Ophrys bertoloni, e io adesso prenderò da lei dei pollinoidi e li metterò all'interno di questa Eppendorf, e poi andrò a spostare, diciamo, quindi il suo polline su altre piante della stessa specie, in modo da impollinarle e in modo da favorire un'impollinazione incrociata il più distante possibile tra una pianta all'altra, in modo da produrre poi dei semi che abbiano un certo valore, diciamo così. Adesso raccolgo dei pollinoidi e li metto all'interno di questa Eppendorf, e per poi spostarli su altre piante. Ecco. Adesso invece prendo dei pollini che arrivano da un altro individuo e li metto all'interno di questo fiore, in modo da impollinarlo. Ogni fiore impollinato viene poi segnato con dello spago, in modo da poter poi riconoscere subito gli individui che sono stati, i fiori che sono stati impollinati da noi, e quindi poi venire a raccogliere le capsule quando sono mature, e farlo in maniera quindi che sia riconoscibile tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ecco. Questa è un'altra orchidea che rientra in questo progetto LIFE per la protezione, appunto, delle orchidee rare terrestri, e si chiama Orchis antropophora perché, come vedete, il fiorellino ha il labello diviso in più parti che simulano braccia e gambe di un piccolo ometto.
petto e quindi ricorda la figura umana. E anche questa orchidea ha, come tutte quelle del genere Orchis, un apparato sotterraneo formato da bulbi o bulbotuberi, e questi ricordano in particolare l'apparato genitale maschile, e da qui il nome Orchis, che in greco significa proprio testicolo. E per questo motivo orchidee come queste sono sempre state fin dall'antichità considerate afrodisiache e quindi depredate per questo scopo. E qui vedete anche vicino una buca scavata dai cinghiali, e quindi potete capire come i cinghiali, che sono ghiotti di questi tuberi sotterranei, rovinano, diciamo, l'habitat naturale, perché appunto, prelevando addirittura il bulbo, impediscono anche una riproduzione vegetativa di queste specie. A questo progetto Life Orchids l'Università di Genova partecipa insieme all'Università di Torino, al CREAOF di Sanremo e a due parchi, che sono il Parco di Portofino e il Parco del Po Alessandrino Vercellese. E quindi noi dobbiamo, diciamo, salvaguardare e conservare queste preziose orchidee e riprodurle in vitro anche tramite la raccolta poi delle capsule dei semi, e questa riproduzione in vitro viene fatta dal CREA di Sanremo, e poi riportare le piante, le giovani piante che nascono nelle riserve, in particolari micro riserve all'interno di questi parchi. Come collaboratore esterno abbiamo un ente di protezione della flora della Repubblica Ceca. Insieme a CESOP della Repubblica Ceca partecipa anche un'altra associazione non governativa italiana, Lega Ambiente, ed entrambe si occupano della custodia del territorio anche attraverso il coinvolgimento di volontari, i cosiddetti custodi delle orchidee, che sono disposti a collaborare per la protezione e il ripristino degli habitat naturali. La capsula che vedete nella scatoletta, nella petri di plastica, è una capsula di un'orchidea che non fa parte del progetto, ma che abbiamo comunque raccolto per favorirne la propagazione. Quindi ogni capsula produce migliaia di questi semi che vengono dispersi, ma sono piccolissimi, privi di sostanze nutrienti, e quindi possono germinare solo se trovano nel suolo un fungo micorrizico col quale creare una simbiosi. Quindi il processo di germinazione è reso difficile anche da questo, e richiede tempi molto lunghi. Per questo sono specie a grosso rischio di rarefazione o addirittura estinzione.